Invece i nostri ruotoni posteriori ci portano alle vittorie, cacciatori! Bentornati cacciatori e benvenuti a questo spettacolare nuovo video su TerraTech. Io sono... Ma bene, in intro ci esplode già il veicolo. Io sono Bergaster e oggi ci scassiamo di gran gusto un nuovo episodio di TerraTech. E vai, e vai. Sì, quella, quella è la cabina. Deve, sì, vai che ci rifacciamo il veicolo nuovo. E beh, appunto cacciatori, però cazzeggiando qua e là sulle opzioni di gioco ho scoperto altre modalità di gioco, tra cui queste sfide molto, molto, molto divertenti, e delle quali oggi vi farò andare a vedere una delle modalità, che è Sumo Showdown. In pratica noi controlleremo un robot mentre l'intelligenza artificiale, il computer, controllerà l'altro robot, e l'obiettivo di entrambi sarà quello o di distruggere l'avversario oppure, se ne ha la possibilità, di buttarlo fuori dal ring. In entrambi i casi avrà la vittoria. Noi faremo uno contro uno al meglio dei tre round, quindi il primo che vince due round consecutivi avrà la vittoria. Se invece si fa uno e poi l'altro, si farà il terzo spareggio. Perfetto cacciatori, ancora giusto il tempo di aggiungere qualche chicchettina tipo i mortai. E direi che siamo praticamente pronti a iniziare la nostra sfida di sumo, il Sumo Challenge su TerraTech. Per voi cacciatori iniziamo subito con il primo contendente, Dragster, che casualmente fa rima anche con Bergaster. Non che ci siano molte parole che fa rima con Bergaster. Inizia questa sfida contro Basic Destroyer. Oserei dire che lo scontro è un po' impari. Un bel disastro. Fantastico cacciatori, secondo sfidante. Vediamo Dragster contro il robot denominato Revressi. Yeah! Fight! Vediamo... scontro frontale, ma attenzione! Dragster porta a casa il primo match con facilità. Gli avversari non sono ancora al nostro livello, ma da quello che ho visto... ce ne saranno sicuramente che ci daranno del filo da torcere. Andiamo con il secondo match contro Revresi. E di nuovo seconda vittoria per il secondo match. Terzo sfidante sarà Lotta Firepower. Quindi un sacco di potenza di fuoco. Speriamo che non sia troppo e che potremo far prevalere... la nostra è già... Stavo dicendo, speriamo di poter far prevalere la nostra massa rispetto al suo potere di fuoco. Ed è stato così. Rematch. E andiamo cacciatori concentrati. Ha davvero, davvero un sacco di armi e riesce non so come... Ci stava per distruggere, come vedete eravamo rossi lampeggianti. Vediamo che questo Big Dick, la traduzione la lascio a chi sa l'inglese, comincia a essere grossino, bellino anche, bello il design, mi piace, il robottino piccolo con piselloni gialli sopra che minacciano il nemico in maniera molto virile, no? Vediamo subito se la virilità di Big Dick riuscirà. No, non c'è storia, non c'è storia, amico mio. Ti consiglio di andare a vedere qualche manuale di progettazione di robot da sumo. Ne troverai molti in biblioteca, anche perché questa è la tua seconda lezione. No look, cacciatori, no look. No look. Non ho guardato. Al settimo posto abbiamo Diamond Shape. Non ci sta neanche tutto nell'immagine. Sospetto che questa potrà essere la nostra prima sconfitta, cacciatori. Spinge veramente di bestia, ma ci infiliamo sotto. Forse abbiamo qualche possibilità. Dai! Questa volta siamo noi, Davide!
uno stallo. Sì, sì, cacciatori, non ha più presa. Le ruote non toccano terra, invece i nostri ruotoni posteriori ci portano alle vittorie, cacciatori! Ma ci credevate? Se ve lo dicevano prima, voi ci credevate? Io non ci credevo, porca puttana! I piccoletti si fanno sentire! Secondo match contro Diamond Shape, speriamo di essere fortunati come nel primo round. Riusciamo forse di nuovo a infilare. Non ho voglia però di arrendermi fino alla fine. Mi arrenderò, sì. Però per quanto riguarda questo robot, adesso ci mettiamo sotto, andiamo in officina, come abbiamo fatto l'altra volta, e mettiamo su un robot che faccia il culo a questi bastardi, dal 7 al 10, per diventare i campioni della Lega di Sumo di Terratech. Accompagnatemi in officina. Ed ecco qui, cacciatori, la nostra impressionante nuova creatura. L'ho chiamata la cacciatori mobile. Nulla la può fermare. Le sue funzioni sono molteplici e le sue abilità sono impareggiabili. Nulla e nessuno possono tenergli testa. Vi mostro adesso il funzionamento da pazzi. Questi generatori qua dietro danno un sacco di potenza ai pistoni davanti per fare un sacco di insomma, spero che il concetto vi sia arrivato e andrei subito a misurare il nostro nuovo robot in combattimento con l'ultimo che ci aveva sconfitto, il bastardo di Diamond Shape. Ed eccoci finalmente qua, vediamo se siamo stati in grado di creare un robot all'altezza del nemico che prima ci aveva sconfitto. Ma cacciatori, è un'umiliazione! La potenza di spinta è inarrestabile, la potenza di fuoco è incontenibile! Posso affermarlo con certezza, è un mezzo degno dei cacciatori. Ebbene sì. Muoviamoci velocemente all'ottavo sfidante. Non sappiamo il suo nome, ma sappiamo che è nella classe maggiore, nella classe dei robot giganteschi. Però, amico mio, vedo poca massa, sei un po' magretto. Già spaccato praticamente tutto quello che avevamo. Ma il primo round è nostro. Vediamo il secondo, se prevalgono i nostri pistoni o la sua scelta. Ma il suo errore, ve lo dico cacciatori, è stato quello di mettere troppa poca massa. Ci va massa nella parte
giusta del mezzo. Al numero 9, anche se mi aspettavo di trovarlo, al numero 10 c'è Sumo Monster. Non è il campione, anche se si chiama Sumo Monster, ma comunque non dico che lo temo perché sono un cacciatore, ma come vedete è davvero cazzuto. Cazzuto, ma riusciamo immediatamente a sbilanciarlo e a far crollare le sue torri con le armi. Il suo potere di fuoco è azzerato e noi otteniamo il primo round. Andiamo subito al secondo. Eccoci qua, vediamo veramente un robot particolare. Tutte e due nostri hanno le mani, le braccia che sventolano. Una feature che mi piace. Ci ha sinceramente dato più filo da torcere i precedenti che questo. Mi sorprendo, Sumo Monster, puzzi un po', mi hai un po' deluso. Andiamo subito a vedere se saremo i campioni oppure se il nostro robot non è all'altezza della Lega di Sumo di Terratech. L'ultimo sfidante è il Robo Sentipede, una brutta citazione di un brutto, altrettanto brutto film, probabilmente, ma noi non siamo schizzinosi, non ci facciamo distrarre e andiamo ad affrontare questo nuovo nemico. È più grosso di noi, è veramente, veramente grosso e veramente, veramente razzi. E in un secondo momento noi gli diamo 4-5 schiaffoni, i pistoni ci spaccano quasi tutto il frontale. Praticamente ci rimane solo più il telaio e ci aveva staccato via tutta la carrozzeria. Infinity Infamity. Voglio la rivincita, ma questo tizio dietro ha troppa spinta. C'ha 18.000 razzi, 45 ventole e tutti i cazzi del signore. Rivincita cacciatori, dovete darmi tutto il vostro impegno, tutta la vostra forza, tutta la vostra spinta. Ma non abbiamo razzi, non abbiamo... Cacciatori! Ma dovete zittirmi! Dovete zittirmi! Quando non ho fiducia nel nostro mezzo! Chi la vince alla fine, la sfida? 1-1. Non poteva essere davvero, io non ho preparato niente di tutto questo, non avevo provato i match prima, nulla di tutto questo... Non poteva essere più testa a testa di così. Non vedo l'ora di iniziare l'ultimo match. Spero che non sarà una delusione. Speriamo tutti insieme, cacciatori. Andiamo a vedere come andrà. Il bastardo parte subito a razzo. In un primo momento dobbiamo aspettare che i razzi finiscano e lo spingiamo di nuovo a schiaffoni. Giù! E siamo eletti i campioni incontrastati della Lega di Sumo di Terratech! Cacciatori! Davvero non c'è nulla che non possa fare con il vostro supporto. Non c'è match di Sumo che non possiamo vincere. Penso che per il video era abbastanza. Nel caso abbiate voglia di vedere qualche video in più di Sumo o di Terratech di qualche tipo, fatemelo sapere nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in su, io sono Bergaster e noi ci becchiamo al prossimo video. Bella ragazzi!